Anche la polizia o vanno in 4 o 5, ma manco ci vanno. Penso di dirti che non avrei mai immaginato una cosa del genere. Direi anche finisco. Che è successo? Ogni sera c'è uno spettacolo diverso. Arisse, occupazione del suolo con urla, a gente che spaccia. Tutti i giorni sta qua al lavoro paura. Sì, molto paura anche tutti la famiglia. La più grande piazza dello spaccio, sorta in mezzo a case, appartamenti, negozi, attività commerciali. Meta di spaccio da tempo, con zone contese a suon di risse, coltellate da bande e fazioni. Il problema è che la polizia non può fare niente. Ormai da mesi di Mestre si parla soprattutto come di una grande piazza di spaccio. Negli ultimi anni abbiamo assistito a un inquietante aumento della criminalità, questo alimentato principalmente dallo spaccio di droghe, coinvolgendo spesso giovani che cadono nella trappola della dipendenza e finiscono per commettere reati per finanziare le proprie abitudini. Oggi voglio focalizzarmi su Mestre, una città di circa 150.000 abitanti situata nella regione del Veneto, visitata da tantissimi turisti perché è una delle porte d'accesso principali per Venezia. Purtroppo non è conosciuta solo per questo. Dopo Roma ha il tristissimo primato di morti causati da overdose. Considerando che Roma ha 4 milioni di abitanti e Mestre ne ha soli 150.000. Morti causati principalmente dall'eroina gialla, che a differenza dell'eroina normale è conosciuta per essere dalle 10 alle 100 volte più forte. Queste sono tutte informazioni che ho potuto trovare su internet, ma ho bisogno di sentire qualcuno che di questa situazione ne sa un po' più di me. Ciao Riccardo, grazie mille per avermi invitata, sono contenta di essere qui. La stazione di Mestre è uno dei più grandi snodi ferroviari d'Italia ed è una delle stazioni da dove ci sono più cambi di treno e proprio per questo è considerata un punto strategico per il passaggio di sostanze stupefacenti. Quali potrebbero essere i fattori che contribuiscono proprio allo spaccio e alla criminalità? Come ti ho già menzionato, sicuramente c'è il fattore stazione, dopodiché c'è il fattore, ahimè, gang ben organizzate, soprattutto di nordafricani, che tra l'altro sono stati più volte beccati tramite maxi retate e altre azioni di polizia delle forze dell'ordine. La loro organizzazione, che è un'organizzazione coordinata nel dettaglio, va a ingigantire ancora di più quello che prima magari era un problema che esisteva ma che non era così sentito perché erano meno organizzati. Nel momento in cui i ragazzini possono assumere stupefacenti comprandoli in strada a 5-6 euro, quello che inizialmente è un gioco diventi poi una vera e propria dipendenza che arricchisce la criminalità organizzata. Mi dovessi dare una tua opinione in merito proprio al degrado della città, quale sarebbe? Sicuramente è una situazione che pone dei grossi limiti a quella che è la libertà personale, perché è chiaro che una persona normale dopo le 7 di sera non esce, no? Non solo persone magari anziane indifese, ma anche ragazzi, magari potrebbero potenzialmente difendersi, hanno paura ad uscire. Penso che una persona nella propria città dovrebbe essere libera e ritengo che comunque il buon senso ti suggerisca di non uscire alle 3 di notte anche se abiti nel paese dei balocchi. Ma è chiaro che non poter uscire dalle 6:30, 7 in poi di sera è una grossissima limitazione alla libertà personale. Il momento che tutti aspettavate è arrivato, ora si parte. Una cosa che sinceramente non mi sarei mai ma mai aspettato è il fatto che tutti, ma dico tutti, mi stanno dicendo di stare attento. Col telefono in mano, vecchio in via Piave, sei pronto a prendere coltellate o 2-3 pugni? Tra l'altro ora sono anche da solo, come potete vedere, dovrò andare a prendere sicuramente il mio compagno di avventure che già conoscete e lui sta anche lavorando, quindi finirà di lavorare e poi viene con me in mezzo agli spacciatori. Ma chi te lo fa fare? Sicuramente come prima cosa faremo un giro in macchina per vedere la situazione generale e poi ovviamente scendiamo. Paura seriamente per quello che potrebbe succedere questa sera con un soggetto del genere. Piccolo imprevisto, finisce troppo tardi al lavoro, quindi mi hanno raggiunto altri miei amici e che la serata abbia inizio. No, stai attento con il cazzo di telefono, ti prego. We'll be right back.
cazzo e poi basta. Dopo aver dato un'occhiata veloce alla zona, abbiamo deciso di parcheggiare l'auto e andare a piedi. Che cazzo ci faccio qua? Ma prima volevo fare quattro chiacchiere con una persona che sicuramente qualcosa in merito sa. Io ti apro e dopo ti apro. Dai, andarci. Tu puoi dire là, ci sono vicino alla stazione, quindi ci sono perché mi vorrei fare un giro là. No, perfetto. C'è un punto vicino alla stazione dove c'è sotto passo, diciamo. C'è anche la polizia, o vanno in 4 o 5, ma manco ci vanno. Si sta disabitando. Quando c'è stata arrestata dalla polizia, la vigilia, c'erano quattro cinque di coltri. Poi purtroppo, se non si continua, fino ad essere fermo. E senza ascoltare i consigli del nostro caro amico autista, abbiamo iniziato ad incamminarci. Questa è la famosa stazione di cui parlava Marta. Qua è seriamente rischioso. La situazione era anche parecchio tranquilla, ma vi posso assicurare che avevamo tutti, ma dico tutti, gli occhi addosso. Solo il giorno dopo sono venuto a sapere che due farmacisti poche ore prima erano stati aggrediti da una persona totalmente a caso. Ma penso che non passano neanche a pulire qua. Per evitare qualsiasi tipo di problema e per non essere scoperto, ho messo il telefono in tasca nella speranza che almeno l'audio si sentisse. Mi sono in mano quando ho urlato, non so se avete sentito, mi sta guardando. Oltre a subire qualche provocazione e vedere spacciatori da qualsiasi parte, non ci capito nulla in particolare, finché... C'è uno che ci sta palesemente seguendo. Ascoltatemi un attimo, appena giriamo l'angolo, appena giri l'angolo inizia ad accelerare il passo. Gira l'angolo. Piano, basta. È lento. Sarà stata la forte tensione, ma ancora oggi non so se quella persona ci stesse seguendo o meno. So solo che dopo qualche stradina presa qui e lì siamo riusciti a seminarlo. Tornando a noi, l'ultima tappa da visitare era solo una. Convinta te. Questo è il sottopasso della stazione, classificato dagli abitanti come un vero e proprio ghetto sotterraneo. Hanno ripulito comunque, fidatevi che era una roba disgustosa. Figurati se funziona tutto qua. Che schifo. Non ci credo. Che è successo? Ti rendi conto? Per una cosa. Sì, ma c'è questa cosa. Quanto sangue era? Era tantissimo. Secondo me è oggi. Mi ha coltellato. Vero? Adesso denti che non avrei mai immaginato una cosa del genere. Questo è quello che sono riuscito a filmare in una sola notte. Vi posso assicurare che per chi abita lì è tutto normale, ma non dovrebbe esserlo e spero che concordiate con me. Ho sempre sentito parlare della situazione di degrado che c'è nelle varie città, ma non avrei mai pensato una cosa del genere. Sicuramente questa tematica può essere approfondita, infatti l'intenzione sarebbe quella di ritornare e intervistare qualcuno. So che sarà molto più pericoloso, scrivete nei commenti che tipo di domande potrei fare e state lontani dalle droghe. Questa città magari degrada per fila. Cioè, mi portano. Fanculo, voglio vedere la stazione di messo, li portiamo in alto sta cazzo di vita. Vogliamoci bene.